Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo sotto un grande pino silvestre e sotto il pino abbiamo trovato dei funghi che sono legati in micorrizza con le radici dell'albero. Si tratta di Suillus bovinus, un parente stretto dei laricini e dei pinaroli, una specie considerata commestibile ma non di pregiata qualità. Il fungo si presenta con colorazioni brune su tutto il carpoforo. La superficie del cappello è liscia, più chiara verso il margine del cappello. Il margine è acuto e nella parte sottostante troviamo dei tubuli che formano una cosiddetta spugna di colore bruno olivastro. Questa spugna presenta dei pori che sono un po' irregolari e tendenzialmente striati in senso radiale. Il gambo è un gambo abbastanza cilindrico, diciamo un po' flessuoso, e alla base evidenzia un micelio rosa, quindi un rivestimento miceliare rosa. Se noi tagliamo un carpoforo, vediamo che la carne all'interno si presenta di un color giallastro legno più pallido della superficie esterna. È una carne abbastanza soffice, profumata di un gradevole odore fungino e il gusto è dolciastro. Osservando attentamente nello stesso ambiente dove cresce il Suillus bovinus, è possibile incontrare Gonfidius roseus, una specie molto bella per i colori rosati, rosa fragola, rosa lampone che presenta sul cappello, ed è una specie che tra l'altro è un parente stretto dei boletti. Sembra che i miceli di queste due specie siano fortemente legati tra loro e quindi questo spiega la comparsa spesso insieme. Per quanto riguarda la commestibilità, si tratta per entrambe le specie di specie commestibili, anche se non di pregiata qualità. E per oggi è tutto, ci rivediamo con una nuova specie.